per quanto riguarda il Gran Sasso e soprattutto anche per la messa in sicurezza, tenuto conto che c'è il limite del 2021. In realtà non c'è nessun limite particolare, il finanziamento di 120 milioni sì, è a questo arco temporale, ma non abbiamo mai affrontato il problema pensando che fosse questo il tema. Siamo tutti consapevoli, lo era il governo quando ha stanziato questi primi 120 milioni, e sottolineo primi nel senso che tutti sono consapevoli che quando ci sarà un progetto definitivo e sarà stato studiato fino in fondo il sistema del Gran Sasso, i soldi che serviranno di più, ma i 120 milioni sono indispensabili, erano necessari per poter partire. Ora ho appena parlato con Gisogni proprio per chiedere novità sulla emanazione del DPCM, perché ormai abbiamo atteso qualche mese dal governo che nominasse il commissario e che venisse registrata dalla Corte dei Conti la sua nomina. Ora sono passati altri 2 mesi e stiamo attendendo che definiscano il decreto per individuare i profili e l'organizzazione della struttura di missione. Ecco, insomma, io mi permetto di dire che il tempo corre e che l'emergenza del Gran Sasso deve essere affrontata quanto prima. La Regione ha fatto tutto quello e continua a fare tutto quello che è il suo potere, compreso quello di individuare delle sale, delle stanze per poter ospitare la struttura della missione qui in Abruzzo, e quindi attendiamo che il governo definisca quanto prima i passaggi amministrativi per poter avere questo personale a disposizione. Senta, altro argomento importantissimo, quello della viabilità, in riferimento naturalmente anche alla 14, ecco, qual è il suo pensiero, la fotografia del momento, Presidente? Il mio pensiero è che le criticità di queste autostrade hanno dimostrato quanto siano ormai infrastrutture logore e superate, che non è sufficiente dare una ristrutturazione dell'esistente. Io penso che serva, e continuo a dire, serve la terza corsia sull'autostrada A14 e proseguire da Porto Sant'Elpidio nelle Marche, dove si ferma oggi, e arrivare fino in Puglia, perché l'asse, il corridoio adriatico non deve avere nulla di meno di quello che ha il corridoio Tirreno. Non c'è un'Italia di serie B che sta sulla costa orientale e una di serie A che corre ad alta velocità sulla costa occidentale, e queste due coste devono essere collegate, quindi anche il corridoio Tirreno-Adriatico deve entrare nelle priorità del governo. Il 3 marzo saremo al Ministero con la Ministra De Micheli, con Nicola Zingaretti, Regione Lazio, Regione Abruzzo e il Ministero, solo per firmare un protocollo che la Regione Abruzzo ha promosso e stimolato, e con il quale metteremo finalmente i primi passi per utilizzare i fondi per la velocizzazione della Roma-Pescara. Grazie.